Abbiamo identificato un bisogno da parte delle aziende corporate italiane che vogliono innovarsi facendo partire dei progetti interni per permettere di sviluppare degli spin-off aziendali che gli permetteranno di sviluppare nuovi prodotti o penetrare nuovi mercati. Noi ci concentriamo principalmente sullo sviluppo di startup di ambito ICT perché abbiamo quelle competenze da esperienza decennale e perché anche abbiamo scelto Milano come nostro headquarter perché l'ecosistema digital è concentrato qui a Milano e in Lombardia. Basti pensare che oltre il 47% degli investimenti di private equity e venture capital in Italia sono basati qua in Lombardia. Dei senior managers lavorano solo con dei senior manager, quindi abbiamo pensato alla creazione di un acceleratore dedicato alle corporate proprio per supportare tutti quei senior manager nella transizione alla digital transformation. In pratica abbiamo bisogno che i manager si mettano a fare gli imprenditori supportando le corporate da cui provengono. Perché in Italia non esistono altri player al momento, la maggior parte degli acceleratori o incubatori sono di ambito universitario, accademico, quindi favoriscono l'entrata nel mondo del lavoro da parte di chi sta ancora studiando. Noi invece andremo su un altro segmento, un'altra nicchia di mercato che stiamo penetrando perché le corporate ci stanno chiedendo proprio questo, sia in Italia che all'estero. Una strategia fondamentalmente è basata su tre cose: mercato, cliente, prodotto. Noi siamo partiti dal mercato, in questa maniera abbiamo individuato i clienti. Infatti in questo momento abbiamo aperto due mercati oltre all'Italia, che sono il Brasile e gli Stati Uniti. In questo momento abbiamo identificato un forte interesse da parte delle aziende corporate italiane verso il Brasile e invece di contro, aprendo gli Stati Uniti, abbiamo verificato un interesse maggiore delle aziende corporate americane a venire qua in Europa, in Italia. Perché questo? Perché stiamo sviluppando due linee di business fondamentalmente basate sul sell out verso il Brasile e il sell in dall'America verso l'Italia. I prodotti per un fondo di private equity sono gli investimenti stessi, quindi le startup che noi svilupperemo come veicolo di investimento per le corporate che sono altresì i nostri limited partner e di conseguenza svilupperemo gli ambiti che ci siamo detti nei mesi scorsi, quindi dal fintech alla smart mobility al digital health all'energy. Questi vertical verranno anche declinati a secondo il paese di destinazione. Per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta, confermiamo i 100 milioni di euro entro 7 anni dalla nascita dell'acceleratore. E per quanto riguarda invece il posizionamento, confermiamo il posizionamento da early stage investors, quindi dal micro seed fino al Series A, proprio per favorire la nascita e poi la crescita con l'espansione all'estero verso i mercati di riferimento di queste startup.